È un lavoro che nasce da una constatazione abbastanza singolare. Di Veneto si parla da decenni, il Veneto è in prima pagina, spesso e volentieri, magari più per le proteste, ma insomma è in prima pagina, però non esiste, non esisteva una storia organica del Veneto che prendesse tutta la sua plurimillenaria vicenda, perché il Veneto può dire di avere almeno 3.000 anni di storia alle spalle. E ci sono tanti testi ovviamente sulla grande stagione della Serenissima, ce ne sono sul periodo in cui Roma controllava questo nord-est che allora si chiamava Decima Regio Venezia Tistria, ce ne sono sul Novecento, però restavano scoperte delle ampie fasce di storia, per esempio tutta la vicenda prima di Roma, per esempio tutta la vicenda dei secoli bui, delle invasioni barbariche. E allora così è nata questa idea di ricostruire questo lungo cammino, peraltro non con un criterio storico, tra virgolette, classico, scientifico, diciamo, ma con un taglio divulgativo per raccontare ai veneti di oggi quale lunga e complessa storia hanno alle spalle. Perché è stata veramente una storia fatta di alti e bassi, di grandi alti e di grandi bassi, al tempo di Roma, al tempo della Serenissima. E nel secondo dopoguerra il Veneto è stato sulla cresta dell'onda, in altre stagioni, nei secoli bui, è stato devastato dai barbari e nella seconda metà dell'Ottocento è stato devastato da una miseria sconvolgente che ha portato 2 milioni di veneti a dover scappare, andare all'estero per non morire di fame qui. Quindi è una vicenda piena di luci ed ombre, di grandi personaggi, ma anche di una straordinaria laboriosità veneta che con mia stessa sorpresa ho riscontrato in alcuni passaggi addirittura della storia remota in cui si trova già il DNA del Veneto di oggi sotto molti aspetti.